function. Ciao a tutti signori, benvenuti, bentornati qui su White Wolf e oggi vi do il benvenuto su questa nuova serie che è Tomb Raider. Allora, prima di iniziare bisogna che vi confidi alcune cose. Io, in realtà, amici miei, non ho mai giocato un Tomb Raider in tutta la mia vita. In realtà non ho giocato uno su PlayStation 1, però sapete, a quei tempi c'era il fatto che sulla PlayStation 1 credo che io non sia stato l'unico, ma avevo i videogiochi un po' truffaldini e quindi ne avevo così tanti che tipo li provavo, poi li mette, poi se tipo non riuscivo a fare una cosa cambiavo subito. Infatti con il Tomb Raider che avevo provato, che non mi ricordo quale fosse, però era un Tomb Raider in cui c'erano dei cani all'inizio e era tutto scuro e tipo quando ero bambino ci ho giocato, tipo i cani mi hanno ammazzato subito, ho detto cos'è sta roba e l'ho tolto subito. Quindi proprio dopo quello non ho mai più voluto provare un Tomb Raider, e per cui quest'oggi gli do una nuova possibilità. Tutto sommato Mass Effect, come sapete, è il mio gioco preferito ed è successa la stessa cosa perché io Mass Effect, come volete pronunciarlo, avevo provato e dopo 3 ore ho detto no, non mi piace, e l'ho messo via. Un anno dopo, a Natale, ho ripreso Mass Effect, mi annoiavo, l'ho ripreso e l'ho finito tipo in 2 giorni perché l'ho rivalutato completamente e tuttora è probabilmente è la mia saga preferita, a tutti gli effetti. Partiamo quindi con questo Tomb Raider e diamogli la nuova possibilità, visto che tutti me ne hanno parlato molto bene. Nuova partita, che è un nuovo salvataggio, normale, sei partito. Un esploratore disse che non sono le persone a essere straordinarie, ma le loro opere. Finalmente potevo lasciare il segno, partire a tempo. Che figa! Ma fu l'avventura a trovare me. Sud del Giappone. Nei momenti più cupi. Aiuto! Quando la vita ci scorre davanti agli occhi. Troviamo qualcosa che ci spinge. Uno stimolo a proseguire. Vi è mai successo? No, no! Benvenuti su Tomb Raider. Oh mio Dio! È già iniziata l'interazione, no? Perché io avevo un attimo messo via il mio controller. Cosa devo fare esattamente? Lara, Demeto! Vediamo un'isola. Bello. Mi piace. C'è qualcuno là sopra però. L'ho visto passare. Comunque molto, molto bello l'inizio di questo gioco. Mi è piaciuto anche il suo discorso iniziale. E dai, davvero non mi sentite?
Insomma, siamo di fronte a una Lara Croft molto giovane, molto naif, come si dice da queste parti, quindi abbastanza ingenua. E infatti si è fatta cogliere allo sprovvisto da questo tizio che immagino ci stia trascinando molto. Ma che cosa ci vorrà mai fare? Porco! Lasciami in pace! Il suo antro, sadomaso, schifoso. Non sono quello che pensi. Crystal Dynamics. Minchia, se siamo lerci. Poveri noi. E mi sa che siamo anche a testa in giù, da quel che vedo. Effettivamente lo siamo. La coda andava in un senso un po' innaturale, sapete com'è? Testa in giù. Ed eccoci qui. Testa in giù, legati come un salame. E immagino che l'unica cosa da fare. Comunque è una cosa tremenda che. Praticamente ci trovavamo a pochi passi dai nostri amici. Ok, l'unica cosa da fare qui è bruciare la corda. Ma come? Oh, ah, da quella parte. Dobbiamo un attimo sospenderci così. Farà male, Lara. Non ti mentirò, farà molto male. Appunto. Ho paura. Sento già il dolore. Oh mio Dio, il dolore! Basta! È la seconda volta che vivo questa cosa e mi fa ancora male. Cioè, perché è la seconda volta che ho dovuto registrare da qui! Via, 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 via! Togliamo, 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 togliamo! Via! Oh mio Dio, il dolore e la forza di questa donna! Qui arriveranno le femministe a dire: di che cosa ti sorprendi? Noi partoriamo! Che per la carità, ragazzi, non lo metto in dubbio, però cambiate argomento ogni tanto. Ve lo dice, io sono per la parità dei sessi, non pensiate che sia un maschilista. Attenzione, qui intanto vediamo che questo Che è poveraccio successo qui? è stato appeso come Gesù Cristo in croce, però con delle corde. Come potete vedere, qui sembra essere l'antro del collezionista di ossa. Nito sarebbe. Una fiaccola. Nito sarebbe orgoglioso di questo uomo, tutto sommato. Non possiamo fare altro che dargli fuoco. Muoviti. Cioè, è la seconda volta che lo gioco, ma ancora non ho imparato. Cioè, è la seconda volta che lo gioco, la seconda volta che faccio questa parte. Perché, come sapete, la prima non è andata a buon fine. Andiamo, piano Lara, piano, 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 piano. Corri, 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 piano, 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 piano. Silenzio, silenzio. Quel pazzo mi mette ancora i brividi. Tutto sommato. Allora, fuoco. Qui abbiamo del fuoco. Dobbiamo muoverci. Sali, 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 sali. Dai fuoco questo. Facciamo saltare in aria quel barile. Via, 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 via. Di velocità, Lara, di velocità. Ho paura. Salta in aria velocemente. Cioè, ma veramente ti mette addosso un'ansia sapere che c'è un maniaco che cerca di dire di aiutarti per così dire. Scappiamo! Ah, lasciami, 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 lasciami
Sì, so io come vuoi aiutarmi. Andiamocene. Lara, scappa. Lascia stare i maniaci. Ok. Andiamo. Comunque è fatto benissimo questo gioco, ragazzi. Il bello è che riesce davvero a farti sentire il fatto che sei oppressa, che sei braccata, che sei cacciata, che sei sofferente, che hai freddo, che sei bagnata, che tipo sei disperata perché non sai che cosa è successo. Un naufragio da sola su un'isola sperduta con un pazzo che ha cercato subito di rapirti. Ok, questa era la parte più difficile, ma questa volta ve la rendo meno un parto, perché almeno so che cosa dobbiamo fare. Fuoco, grazie al cielo. Allora,
Prima di tutto diamo fuoco a questa. Poi diamo fuoco anche a questo. Ora, la cosa che dobbiamo fare è far sì che quelle cose prendano fuoco. Ok, così dovrebbe creare tutto un ammasso di roba bruciata. Ok, noi dobbiamo tirarla su in qualche modo, saltando in quella gabbia e facendo da controbilanciamento. Se ben ricordo. Sì. Saltare qui. Salta! Brava Lara! E ok, abbiamo ficcato le cose in quella gabbia e ora non ci resta che spingerla e farla andare oltre la cascata, perché oltre quella cascata ci sono dei barili di benzina, credo, di carburante, che teoricamente dovrebbero aprirci una via. Dai una bella spindarella Lara, brava, brava Lara, così mi piace. No, mi piace comunque, per carità. Cosplayer di Lara Croft, sono single. Let's go. Corri. Oh mio Dio. Via, lontano da me. Dei 3D cattivi. Andiamocene. Da questa parte. Adesso arriva la parte un po' platform, per così dire. Comunque, aia. C'è da dire che Lara è sfigatissima, perché porca, continua a farsi male. Cioè, ma ha una forza, una caparbietà pazzesche. Salta! Brava! Salta veloce! Via! Prima molto il cielo! Via, 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 via! Fila, fila, fila! Oh mio Dio! E adesso... Lasciami, 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 lasciami! Via! Muori male! Io dopo è scontato che sia morto, perché mi pare di aver visto del sangue e una testa spiaccicata molto male sotto un masso, e mi auguro che quel pervertito schifo sia morto, che non vada più a molestare le povere ragazze. Ora, ragazzi, aia! No, la nostra fiaccola! Arrampicata, 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 caduta di massi, via! Wow! Via! Oh mio Dio! Comunque è sempre adrenalinico, anche se non sapete fare, l'avete appena fatto da 10 minuti, è adrenalinico. Salta! Vai su! Sei su Lara! Lara! I believe in you Lara! I believe in you! Let's go! Ce l'abbiamo fatta! Oh, siamo riusciti ad uscire dall'antro infernale del maniaco. Maledetto, schifoso. Cerco solo di aiutarti. Sì, mettendomi a testa in giù. Ho visto che cosa hai fatto alle altre vittime. Che io presumo che fosse cannibale, perché era pieno di ossa lì. Bellissimo però come isola, ed è tutta esplorabile se non sbaglio. E qui, amici miei, inizia la nostra serie di Tomb Raider, e come sempre non potrò fare a meno di dire Detas. Complimenti a Lara Croft e per gli squat che fa. Bene, cerchiamo di andare un po' avanti. Anzi no, finiamo qui l'episodio. Io vi invito a lasciare un bel like se questo episodio vi è piaciuto, a dirmi se questa serie può interessarvi o meno, tuttavia io credo che la porterò comunque, e ad iscrivervi al canale se ancora non siete parte del nostro branco. Alla prossima, ciao!